Mio. Tengo a precisarvi ancora, Herr Professor, non sono vostro amico. Ma lo sono io. Oh, siete fortunato, Luzzi. Il mio nome è Lutz. E al solito, Professor Huttner, siete in ritardo. Che cosa imparerà Sua Altezza da voi, un maestro che non sa mai che ore siano? Il tempo è re degli stolti. Sua Altezza è sempre puntuale. E questa è la mia missione, insegnargli a non esserlo. Non so perché mi occupi di voi. È il vostro dovere, Luzzibello. Io lo faccio per compiacere Sua Altezza. Ah. Disse precisamente queste parole. Lo riterrei un favore, mio caro Lutz, se riuscisse a rendere il professore più presentabile. E io dissi, sarò io a ritenerlo un onore, Altezza. Ogni uomo ha l'onore che gli spetta. Oh, è tardi, svelto. Grazie, maestà. Posso congratularmi con vostra altezza per l'imminente fidanzamento ed estendere gli auguri alla principessa Johanna di Nordhausen? Grazie. Arriverà qui domani e potrete porgerglieli di persona. E aggraziata per quanto incantevole.
Questo matrimonio è senza dubbio voluto dal cielo. Il primo ministro è troppo modesto. Fu lui che lo concluse sin da quando io ero un fanciullo. Certo con la vostra approvazione, non? Se vostra altezza sentisse la necessità di una guida spirituale, basta che lo comandi. La mia guida è la consapevolezza di compiere tutto il mio dovere per Carlsbad. Beh, Carl, ho curato uno per uno tutti i preliminari. Ma la vittoria o la sconfitta stanno in te ora. Domani si decide il futuro del nostro paese. Perciò, quando chiederai la sua mano, conto che tu lo faccia con la solita efficienza. Non mi sarà difficile. Dalle fotografie sembra molto carina. E anche ben disposta. Per forza. Se loro possiedono i soldi, noi abbiamo il nome. Loro sono mercanti. Noi siamo re. Io non toccherei questo tasto, a lei il coltello dalla parte del manico. State tranquillo, nonno. Con quella dote la sposerei anche se avesse due teste. Allora non serve rammentarti che i nostri forzieri sono vuoti. I forzieri sono stati vuoti per 200 anni. Ciò nonostante siamo qui ancora. Siamo qui mentre altri regni sono caduti, non in virtù della ricchezza, ma perché gli uomini della nostra famiglia sono sempre stati molto fattivi. Il nostro motto dice, la nostra forza è nei nostri figli. Quando la stringerò al mio petto, farò quanto sta in me, per Carlsbad. Sua Altezza Reale, la principessa Johanna di Nordhaus. Che tuo nipote si presenta anche meglio di te quando eri giovane. Niente affatto. Mia cara Matilde, è solo che il tempo ti ha offuscato la memoria. Può darsi. Ma comunque fanno davvero una bella coppia. Matilde, vedo già le loro effigi sulle monete. Mamma ha ammirato molto la parata militare oggi. Mi fa molto piacere. A voi che ne è sembrato? Oh, sono spettacoli che trovo ancora divertenti, voi no? Divertenti? Istruire la truppa è compito mio e posso assicurarvi che è un lavoro faticoso. Non ammette riposo. Capisco. Vi lascia poco tempo per divagarvi o per balli come questo? Molto poco. Perché? Si nota da come danzo? Voi ballate con autorità e decisione. Ma il trono di Carlsbad non crollerà se vi lascerete andare un po'. Perdonate, io ho sempre preferito una piazza d'armi a una pista da ballo. Forse uno dei miei aiutanti potrà... Ci guardano tutti. Non sono venuta qui in cerca di un cavaliere, mi pare. Perché non mi invitate a vedere i giardini? Eccoci qua, qui stiamo meglio. E finalmente potremmo forse conoscerci un po' più da vicino. Veramente sarebbe quasi ora di ricevere il corpo diplomatico. Che aspettino. Qualche minuto soli lo meritiamo. In futuro non ci mancheranno migliori occasioni. Aspettare dopo le nozze è un grosso rischio. Non vi interessa sapere con che tipo di persona dovrete passare la vita? A me senz'altro. Non vedo perché. Sarò un marito molto comprensivo e affezionato. Caro, avvicinatevi. Guardatemi. Dimenticate la vostra austera regalità per un momento.
Scommetto che anche il grande condottiero Federico batte la testa. Frederick il Baldo. Anche lui avrà pensato ad altre cose. Lo dimostra che ha fondato una dinastia. Siamo soli qui. Soli, Carl. Mi auguro di avervi frainteso. Non so immaginare come la futura regina di Karlsburg voglia essere trattata come le donne che uno incontra alle manovre. Ah, allora avete frequentato altre donne? Che domanda. Non è una risposta. Benissimo, ne ho conosciute diverse. Mi riesce difficile crederlo. Posso convincervi subito. Dunque? Tipico di Karlsburg, molto tecnico e preciso. Avete le braccia robuste, Carl, ma il vostro cuore è gelido. Siete nato re e non volete scordarvene neanche un istante. Volete lusingarmi? Vi illudete, i re mi annoiano. Le virtù prussiane fanno colpo, ma sono di poco conforto a chi cerca un affetto. Vuoi un caffè? No, grazie. Mi hai già rovinato il sonno. Mio caro amico, ti ho solo riferito il giudizio di Johanna. Mi hai chiesto spiegazioni e te le ho date. Carl non va. Che cosa pretendeva? Un essere umano, non una macchina militare. Carl è nato soldato ed ha l'ammirazione del suo reggimento. Johanna non è venuta qui per arruolarsi. Sara, ma i principi ereditari non abbondano a questo mondo. Questa benedetta figliola dovrebbe rendersi conto che Carl non è uno qualunque. Ma anche un principe dovrebbe a volte comportarsi come uno qualunque. So quanto ti prema questa unione, ma tu devi guardare in faccia la realtà. Anche tu devi guardarla in faccia. I soldi non ti daranno ciò che vuoi. Cosa vuoi dire? Vi è un'allarmante situazione nelle famiglie reali europee, dove ti volti hanno tutte tre o quattro figlie da marito. Però vi è molta penuria di principi del sangue. Ce ne sono otto a Grubnik. Gente che puzza. C'è il principe Olaf. Ah, quello ha i denti in fuori. Vuoi che tuo nipote nasca coi denti in fuori? Ma questo è il ricatto. Beh, anche un re deve vivere. Non stiamo a litigare. Noi due vogliamo queste nozze. La colpa non è di Carl, ma tua. Sei tu che hai ridotto quel bravo ragazzo ad una tipica patata prussiana. Patata? Ha avuto la migliore istruzione. No, istruzione militare. Al mondo non ci sono solo soldati. Con Johanna andrebbe tutto liscio se tu riuscissi a fargli manifestare un po' d'amore e seduzione. Amore e seduzione. Professor Jutner, Sua Maestà ha convocato anche voi. Temo sia cosa grave per buttarci giù dal letto a quest'ora. Cosa credete che vorrà, professore? Ah, forse decapitarmi per avervi insegnato a scrivere. Però io obbedivo agli ordini. Ho sempre sostenuto che l'istruzione ai nobili non serve. Non vorrà decapitare me, sono l'erede. Se ripassaste la storia, sareste meno tranquillo. Già. Amore e seduzione, capisci? Amore e seduzione. Il sorriso amichevole, il saluto cordiale, questo voglio da te. Perché? Tanto importante? Perché lo penso alla principessa, ecco il perché. Tu sei solo una macchina. Ti ho osservato mentre stavi con lei. Balli come se stessi espugnando un fortino. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. E lo chiami ballare? Anche voi fate pena. Non fui assunto come maestro di ballo. E per che cosa allora, dite? Per istruirlo. La sua istruzione militare. Che cosa hai fatto in questi anni? Seguivo i vostri ordini. Lascia stare i miei ordini, ma fa quel che ti dico. Vi prego, non ve la prendete con lui. Più il tempo passava e più Carlo è stato costretto a dedicarsi al tiro alla pistola, a manovre militari, lezioni di scherma. Gliene è rimasto poco per le gioie della vita. D'ora in poi studierai queste gioie della vita.
Prendete quanti libri vi servono e istruitelo a fondo. Oh, non servono libri, no. La vera istruzione viene dal popolo. Lo dicevo prima e lo ripeto anche ora. Doveva andare a Heidelberg. Fra gente della sua stessa età. Imparare ad andarci d'accordo. Ci sono tante università, perché Heidelberg? Per me esiste una sola università. Io frequentai Heidelberg, maestà. Molto bene, andrai ad Heidelberg. Preparatevi. Heidelberg. Chi si crede di essere, Johann? Perché dovrei cambiarmi a suo piacere? Perché ci sono 8 principi a Grubnik. Gente che puzza. C'è il principe Olaf. Hai denti in fuori. Beh, non starò a sentire queste tue scemenze. Partirai per Heidelberg appena possibile. E sin da questo istante spritzerai amore e seduzione. Te lo ordino. Fate largo, selvaggi, vogliamo uscire di qui. Avanti, levatevi di mezzo, via! Uber! Uber! Aiuto! Uber! Aiuto! I bagagli! Uber! Aiuto! 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 Mettetelo giù! Basta! Io non so se Lutz se la spasserà a Heidelberg, ma Heidelberg certo se la spassa con lui. Secondo me, Herr Doktor, questi comunemente chiamati studenti sono alquanto cresciuti per comportarsi così. Oh, è il primo giorno di studi. Sono allegri. È la gioia di trovare i vecchi amici. Siate cordiali anche voi e vedrete che l'allegria è molto contagiosa. Come il morbillo. Cerchiamo una carrozza. Masse dell'874. Oh, non credo. Glauber. Bene, bene. Che fai qui, quindi? Cosa combini ad Heidelberg? Tenti ancora di laurearti? Laurearmi? Ma sono un professore. No. Sì. Oh, 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 Dio assista alla nuova generazione. Sei sempre stato un semi-analfabeta. E tu che cosa fai qui? Caro professor Glauber, ho l'onore di presentarti il mio alunno. Niente più alunno e niente più onore. Carrozza. Un momento. L'ho chiamata io. Sei nuovo? Sì, e aprite le orecchie. Aprile tu, ti do un consiglio. Quando si tratta di carrozze, birra e donne, se ti premono, tienitele strette. Se vorrò un consiglio, lo chiederò. Sapete chi sono? Siamo di manica larga qui. Accettiamo chiunque. Avanti, monda, non startene lì come un baccalà. Per un sorriso ti lascio il mio posto e siedi in braccio a te. To the end, we're marching for our throats are parching under fruit trees, marching in the month of May. For there's no good fellow when he's feeling mellow from the beer so yellow would he lay. To the end, we're going where the beer is flowing and will soon be blowing off the foam on top. And as we're explaining, there'll be no refraining till we're all through. All in step, we're swinging while we join in, singing with our voices, ringing in a merry rhyme. There is joy abounding in our song, resounding while our spines are pounding all the time. Now the spring we're greeting with a merry meeting and a day complete with a mug of beer. To the end we're heading, all our cares we're shedding as we start another cottage here. For our throats are parched.
Ma ha mai scelto un manicomio per sua altezza? Il dottor Hutner ha detto che è la locanda migliore. Oh, lui è nel suo ambiente. E questo frastuono riprende ogni giorno? No, eccellenza, soltanto ogni notte. Chi è costui? È Ruder, padrone della locanda. Beh, digli che parli solo quando sarà interrogato. Uber? Non alloggerò mai in una camera dove si sentono questi cannibali. Si sentono dappertutto. Vostra eccellenza, la stessa visuale del principe, il fiume Neckar. Il fiume, già. Ci stava appunto arrivando. Molto gentile quando sai che soffro di reumatismi. Perdonate, Herr Lutz, il fiume c'era prima che arrivassi. Non interrompere. Speravo di dirti guardandoti con orgoglio. Uber, sono molto contento di te. Ma non sono affatto contento, Uber. Questo andrebbe bene per un lacchè comune. Ma sua maestà ha mandato un comune lacchè col principe? No, ha mandato me. Uber, chi è sua eccellenza? Il cameriere di sua altezza. Come? Credevo foste il primo ministro, almeno. Sappiate allora che questa locanda ha intrattenuto reali per più di 300 anni. Saranno stati alloggiati, non intrattenuti. Sì, baroni, conti e duchi. Mai un principe di Karlsburg. Ah, perché siamo sofistici, Heidelberg. Le vostre impertinenze non ci divertono. Uber! Lutz! Uber, dov'è la mia stanza? Dov'è sua altezza? Non è con voi? No, era con voi. Con me è ovvio che non c'è. Avete perso il principe. L'hanno già perduto. Siete un irresponsabile. Su, non vi scalmanate. Arriverà e più dignitosamente di voi. Ridete, ma la responsabilità è mia. Sciocchezze, qui spetta a me badargli. Solo negli studi alla persona penso io. Questo sarà un colpo per voi, mio caro Lutz. Ma la mente ha una maggiore importanza della persona. Ci vuole la persona per avere un re. Allora non è affar mio. Se la persona è perduta, il suo cervello, no? E se gli capitasse qualcosa, è voi che impiccheranno. Cavi! 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 I hear you call my friends. There's beer for all my friends. But patience is a virtue Cathy recommends. I fear my ears will burst before I quench your thirst. I really should teach you manners, but let's tap the barrel first. Oh.
vieni qui, vieni qui. È qui, è qui. Chi è qui, zio? Il principe, dico, sua altezza. Fatti vedere, su. Voltati. Oh, magnifico, togli, togli questo, leva questo. Ecco il bouquet e la canzone che tu dovrai cantargli. Svelta. Oh, zio, ma è necessario. Certo che lo è. Cosa diavolo ti prende? Non l'ho fatto mai per nessuno, mi sono nervoso. Nervoso? Ma lo siamo tutti. Non c'è altra locanda Heidelberg con vero principe vivente. E se lui non ci resta, la mia vita è finita. Orgoglio professionale. E poi lui occuperà 6 camere. Altezza, col vostro permesso. Altezza, la signorina ha qualcosa da dirvi, credo. Coraggio, mia cara. Welcome, Highness, to Heruda's Inn. We hope you like our place. There's a room to rest for a royal guest and a bowl for washing your face. Grazie. Bravo, un bel pensiero. Come ti chiami, figliolo? Cathy. Altezza, è mio dovere farvi presente. Scusate, eccellenza, permesso. Mia nipote, altezza. Questo è il locandiere, Joseph Ruder. Sì, questo Ruder sono al vostro servizio, altezza. Le camere sono su. Noi saremo onorati di mostrarvele. Scusatemi, altezza, ma questo posto è indegno per un erede al trono di Karlsburg. Perché, Lutz? Beh, i letti sono scomodi, le lenzuola di cotone, e in quanto al resto non è che una bettola per studenti che vengono qui per ubriacarsi. Sciocchezze. È una locanda. Ma qui non ci sono palazzi. È un posto per studenti, non per lacchè o camerieri. Oh, a mio giudizio è perfetto. A mio giudizio è intollerabile. A mio giudizio, Sua Altezza può farsi un suo giudizio. Permettetemi, Altezza. E qui sopra c'è posto per diversi cappelli. Come altezza c'entra anche una corona. Di solito in viaggio non la porto mai. Mio nonno preferisce che stia in cassaforte. E questo è il letto più comodo che abbiamo qui. Per adesso vi credo sulla parola. Vi ho messo 2 imbottite, così non soffrirete il freddo la notte. E le molle sono buone. Vista? Lo vedo, e come? Passiamo nel salotto accanto. Se Vostra Altezza vuole degnarsi di accomodarsi in salotto. Grazie. E ogni sera porterò su uno scaldino, così troverete il letto bello caldo quando voi andrete a dormire. Mi metti paura, è primavera e parli come se fossimo in pieno inverno. Oh no, Altezza, da questo mese fino all'autunno l'aria è tiepida e fresca, non potrebbe essere meglio. Ecco. Ah, sentite che profumo nell'aria. Su, fate un bel respiro. Sembra di prima qualità. Dalla vostra finestra avete la più bella visuale di tutta Heidelberg. Laggiù scorre il fiume Neckar e lontano sui monti c'è il castello. Se non sbaglio tu, Cathy, ti chiami così, vero? Stai facendo l'impossibile per mettermi a mio agio sotto ogni aspetto. Ma come starei se un'altra persona meno comprensiva ti sostituisse? Mio zio vi ha affidato ai miei servigi e qualsiasi desiderio sarà per me un comando. Mi compiaccio che le mie necessità vengano esaudite, tuttavia spero che Heidelberg mi conceda anche qualche piacere. Credi sarà così? Gli studenti sono allegri e danno festicciole. E qui c'è anche un piano. Guarda, è vero. Io spero che a voi piaccia la musica. Per me è il miglior passatempo. Pregusto già i pomeriggi musicali che avrò insieme a te. La canzone del benvenuto. Conosco il motivo, ma le parole erano tue. Lo so che erano sciocche, ma zio Ruder le aveva scritte apposta per voi. Lo avrei troppo addolorato a non cantarle. Le vere parole sono belle. Lo so. Perché non me le canti ora? Su, coraggio, insisto. Va bene. When it's summer,
like a holiday, strolling underneath the sun. All the fräuleins wear flowers in their hair, with a smile to spare for everyone. The fragrant breeze, the linden trees, the promenade where lovers stray. But have a care, or someone there may steal your heart away. Strange things happen on a summer night when the bells begin to chime. It could happen to someone just like you, down in Heidelberg in summertime. Le parole scritte da zio Ruder fanno il paio con la mia voce, vero? Un momento. Non ti ho ancora congedata. A Karlsburg non è permesso piantare in asso un principe. Vostra Altezza mi perdoni. Se Vostra Altezza vuole scusarmi... Prima di andare, chiariamo una cosa. Vostra Altezza desidera altro? Sì, solo questo. Non conoscerò le vostre abitudini a Karlsburg, Altezza. Ma questo qui da noi non è incluso nel servizio. Storia, Lutz. Antica o moderna, Altezza? Antica. Si tiene qui il corso di storia antica? Sì. Siete nuovo, eh? Sì. Di questa facoltà. Come vi chiamate? Sono Karl Franz di Karlsburg. Franz. Ah, sì, ecco qui. Entrate pure, Herr Franz. Herr Franz. Presto, Herr Franz, farete tardi. Siediti, blocchi il passaggio. Sua Eccellenza il professor Kluber. Che cosa vi prende? Battete i piedi come gli altri. Il professor Kluber sta arrivando. Con due piedi non siete diverso dagli altri. Benvenuti al corso di storia antica, ragazzi. È un nuovo anno e vedo dei volti nuovi. Il vostro, per esempio. La storia è un susseguirsi di capisaldi che distinguono l'evoluzione dell'uomo. Sapreste indicarmi uno di tali avvenimenti nei 500 anni prima dell'avvento di Cristo? Ditemene uno solo, non mi sembra difficile. Ne conosco diversi, volevo solo scegliere il più importante. Le conquiste di Alessandro Magno. Esatto, ma meno importante di un'altra conquista, perché mentre Alessandro pigliava i popoli a scapaccioni, Aristotele risvegliava la mente dell'uomo. Ma voi conoscete un esempio di forza maggiore di Alessandro? Il gorilla. Parleremo di Aristotele, voi, Herr Bauer. Amore e seduzione, saper vivere. Vi pare sappia vivere quella nullità che mi ha chiamato Herr Franz? Non sanno comportarsi.
verso una matricola è stato garbato. Ma se vi ha infastidito, potevate dirgli chi siete. Non me ne ha dato il tempo. E poi non mi è sembrato il tipo che vi avrebbe dato troppo peso. Ah, qualcosa avete imparato. Loro devono imparare. Se conoscessero il rispetto, avrebbero evitato di ordinarmi di battere i piedi solo perché arrivava un professore. È un omaggio all'insegnante. Chi era il professore? Glauber. Ha vinto un premio Nobel. È doveroso rendere omaggio a un uomo simile. È un professore in gamba. E io sono un principe. Titolo nobiliare, non accademico. Mio caro professore, vi divertite molto, vero? Figliolo caro, se foste più calmo, vi divertireste anche voi. Ascoltatemi. Loro sanno passarlo il tempo. Siate uno di loro, uno studente. Perché fingermi uno qualunque quando sono qualcuno? La vostra filosofia non muta che le doti sono insite nell'uomo. Ciò è molto saggio, Altezza. È molto vero. Ma ad Heidelberg o non lo sanno o non se ne curano. Oh no, figliolo, no. Vedete, a Karlsburg le doti sono nel titolo. Ad Heidelberg esse sono nell'uomo. Avanti. Scusatemi, Altezza. La cena è pronta. Preferite che vi serva qui in camera o in giardino? Dove mangiano gli altri studenti? Di questa stagione in giardino. Allora in giardino, prego. Grazie. Per voi è tutto scontato, Herr Doctor? Oh no, io ubbidisco agli ordini. Sua maestà vi ha affidato a me. Beh, vado in camera a sistemarmi e vi raggiungo qui fra pochi minuti. Non vi affannate. Spero mi diate il permesso di andare in giardino, Herr Professor. Buonasera, Altezza. Volete che vi serva subito? Sì. Cosa preferireste? Cosa mangiano in genere gli studenti? Katie, non ti ho detto di andare via. Scusatemi, Altezza, la memoria non è il mio forte. Non pensare che ti creda. Che cos'è? Crauti e salsicce. È buono, vero? Siete ancora qui? Non mi avete congedato. È buono, vero? Ma, non c'è male. È buonissimo. Si vede che vi piace e non vi degrada ammetterlo. E va bene, mi piace. Con la birra è anche meglio. Non lo credo possibile. Ma lo è. Il primo giorno è difficile per tutte le matricole e a maggior ragione per voi. Ma una volta ambientato ad Heidelberg scoprirete di apprezzare cose che neanche sognavate. Non sono venuto qui per divertirmi. E quale danno vi porta se riuscite a divertirvi comunque? Sapete, dovreste unirvi ad un gruppo. È più piacevole che mangiare soli. Se lo dici tu. Quale gruppo preferisci? Oh, i Vespaliani. Sono bravi ragazzi, tutti amici. Se la spassano più di ogni altro gruppo. Allora mi unirò a loro. Oh, no, Altezza. Non ci sono titolati fra loro. Voi appartenete ai Saxo-Gorussi. È un circolo di nobili. Sono tutti baroni, conti e duchi. Principi no, ma trovare un principe non è una cosa comune. Mm. Il problema è grave. Mi serve il tuo consiglio. Siediti, Katie. No, non dovrei, Altezza. Posso andare via? Niente affatto. Ma così mi mettete in grande imbarazzo, Altezza. Il che in fondo mi fa piacere. Siediti. Dunque, a te piacciono i Vespaliani? Forse perché non ci sono titolati fra di loro?
Oh, vi assicuro, Altezza, che ho il più grande rispetto per la nobiltà. Siete tutti molto simpatici, ma... Ma cosa? Su, avanti. Continua. Temo di dimostrarmi presuntuosa. Ti do il permesso di essere presuntuosa. Su, coraggio. Beh, per dirne una, i nobili conoscono poco il Galateo. L'etichetta sì, ma il Galateo no. Non chiedono mai, prendono. Capisco. Se quindi non fossi un principe, ti piacerei di più. Non lo so, ma almeno potrei scoprire come realmente siete. Provaci. Scorda che sono un principe. Non tocca a me dimenticare questo, Altezza. Allora, sono solo uno studente di nome Karl Franz. Siamo uguali. Un momento, non ti ho detto di andare? Beh, se siamo uguali me ne vado quando voglio. Sei poco comprensiva con me, Katy. Non vuoi essermi amica? Trattami come fai con gli altri, vuoi? Tenta. È impossibile. Dopotutto siete un principe ed io lavoro qui. Che direbbe la gente? Oh, non preoccuparti per la mia reputazione. Oh no, Altezza. È la mia reputazione che mi preoccupa. Oh, Katy. Oh. Si mangia sempre bene come un tempo qui. Meglio, Dr. Hübner. Metto un altro coperto. Grazie. Devo farvi le mie scuse, Altezza. In fondo è soltanto il primo giorno. Sono stato troppo severo. Avevate ragione, viceversa. Le vostre opinioni hanno avuto conferma. Oh, sorprendente! In 10 minuti tu hai fatto più di quello che sia riuscito io in 10 anni. Non gli hai servito solo crauti e salsicce, vero? Ciao, Katy. Ah, non mi pare di averti mai veduto. Sei nuovo? Mi chiamo Lucas, capo studente del gruppo Westfaliano. E adesso, Katy, presentami questi signori. Ho l'onore di presentarmi. Mi chiamo Karl Franz, il mio amico dottor Hübner. Molto piacere. Mio caro Franz, ti do il benvenuto a Heidelberg. Ti ringrazio, Lucas. La nostra Katy mi parlava bene del tuo gruppo. Siedi con noi, prego, così potrai darmi altri schiarimenti. Grazie. Beh, non dovremmo sventolare i nostri meriti, perciò ti dirò così, in 2 parole. Senza tema di smentite, siamo il gruppo più in campo. Bene, lo definì il nostro insigne rettore. I Westfaliani asciugano più birra di 1000 spugne insieme. San tirare di sciabola come nessun altro. Anche questo può dirti il rettore. Già, il rettore direbbe anche di essere stato un Westfaliano. Perciò gli si può credere. Andate a caccia, Lucas. Sta davvero diventando un vizio in lui. S'accaparra i nuovi venuti prima che altri li abbiano classificati. Non faceva per voi, conte. Il conte von Asterburg, dei Saxo-Borussia. Dottor Hübner, Herr Franz. Ho sentito elogiare il vostro gruppo, conte. Sono in molti a invidiarlo. Siete assai fortunato, Herr Franz. Esclusi i Saxo-Borussi, non c'è gruppo migliore dei Westfaliani. Aspettate, conte, sedete con noi. Beviamo una birra insieme e ci parlate del vostro gruppo. Forse in altro momento. Il momento migliore è questo? Non abbiamo posti liberi. Ma io non ho fretta. Ci vogliono alcuni requisiti. Ognuno appartiene a un rango. E una persona del vostro ceto si troverebbe a disagio tra di noi. Buonasera. È un bravo giovane, ma tu l'hai stuzzicato. Gliela perdono. Te la perdonerà lui? Non avrà scelta. Vieni, ti presento agli altri. Coraggio, andate. Silenzio. Signori, abbiamo un nuovo adepto, una recluta in gamba. Non ha doti particolari. Sa solo mangiar bene, bere meglio e pagare in contanti. Bene. Vi presento Karl Franz. Piacere. Richter, berretto. Birra, 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 birra. È degradante. Farò un esposto contro voi, professore. Mescolarsi a dei plebei. Perché contro me? Io non ho fatto lega. Ma permettete a Sua Altezza di contaminarsi con quei pezzenti. Beh, quando stasera Sua Altezza andrà a dormire... Bruciate i suoi abiti e disinfestatelo. Amici, giù nel pozzo. Giù nel pozzo uno. Giù nel pozzo due. Giù nel pozzo tre. Thank you.
hope that those bright eyes will shine lovingly, longingly soon into mine. May those lips that are red and sweet tonight with joy my own lips meet. Drink, drink, let the toast start. May young hearts never part. Drink, 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 let every true lover salute his sweetheart. Drink, drink. Niente altezza, solo Carlo. Vi prego, Carlo. Sono stato bravo. Merito una ricompensa ora. Altezza, prego. Oh, andate via, Lutz. Oh, scusatemi, altezza, non dovevo farlo. Non pensavo che avete bevuto troppa birra. No, la birra qui non c'entra. Preferisco incolpare la birra. E io preferisco di no. Buonanotte, Cathy. Siamo soli? Soli no, siamo insieme. Cosa volete? Sua Altezza Karl Franz, principe ereditario di Karlsburg, gran cavaliere dell'ordine di Frederick il Baldo, eccetera, è stato poco fa aggredito. Dove? In questi paraggi. Vostra nipote l'ha steso a terra. Ah, faceva il cascamorto. Cascamorto, un principe. L'avrà onorato delle sue attenzioni. Lo capite come andrà a finire Rudolf? Che non farà più cascamorto. L'ha pigliata alla leggera voi, ma io affatto. E con piacere vi informo che le conseguenze saranno disastrose. Grazie. E allora, disastrose? Che cosa volete dire? A Karlsburg vostra nipote sarebbe stata probabilmente decapitata. Prego, Herr Lutz, non fate un Himalaya di una sciocchezza. Voi e io siamo uomini di mondo. Io per niente. Ma io neppure. Io voglio solo campare in pace. Io non vi metto nei guai, perché voi mettete me? Non è una questione personale. Ho giurato di tutelare l'onore e il nome della casa reale di Karlsburg. Nel mio rapporto settimanale a Sua Maestà il Re riferirò questo deplorevole incidente.
Il rapporto andrà per conoscenza al ministro degli interni. Egli lo passerà al primo ministro von Marck. Von Marck ne informerà il nostro ambasciatore a Berlino, che protesterà dal primo ministro degli esteri tedesco. Egli sottoparà questa faccenda a sua maestà il Kaiser. Il Kaiser comunicherà con il rettore dell'università di Heidelberg, il quale comunicherà con il borgomastro. E quindi il borgomastro riunirà i consiglieri della città, i quali convocheranno voi, Herr Rutter. Me? Che posso fare? Ottimo Luzzo, mio buon amico, cosa volete che faccio? Il principe è mia responsabilità, Cathy è la vostra. La sgriderò. Non andrà più a importunare Sua Altezza. Questo non risolve nulla. Sua Altezza può volere lui di importunarla. Liberatevene. Di mia nipote? Figlia di mia sorella? Adesso non fate il piagnucoloso, non è tempo per sentimentalismi questo. Esiliatela. Banditela da questo posto. Esiliarla, bandirla. Esiliarla, bandirla. Qual è la prima cosa che ti ho insegnato qui? Il cliente ha sempre ragione. Sì, giusto. No, è sbagliato. Vuoi dire che non ti ho insegnato questo io? Oh, sì. Questo è giusto. Ma che il cliente abbia sempre ragione non è giusto, è sbagliato. Giusto, sbagliato, sbagliato, giusto. Quando c'è un principe fra i clienti ci sono sempre guai. Parla molto fra di loro questa gente. Il principe al primo ministro, il re al Kaiser. E più quelli parlano, più io sono nei guai. Non agitarti, zio, non avrai più fastidi. Sapevo che sei ragionevole. Molto ragionevole. Me ne vado domattina. Io? Cosa? Mia nipote vuol lasciarmi? Fin quando ci sarà lui, questo non è posto per me. Troverò un altro lavoro. Ma come potrò badare a te? La tua famiglia sono io. Stai tranquillo, zio, me la caverò. Non sto tranquillo. Forse se tu gli chiedessi scusa... Perché dovrei scusarmi? Perché tu l'hai preso a spinte. Oh, sei al corrente? Sì. E sai anche che faceva il cascamorto? Ma lui è un principe, non puoi fare a spintoni con un principe. Perciò me ne vado. Senti, se gli chiedi scusa tutto andrà a posto. E poi non rifarà il cascamorto. E carina come sei tu, cosa posso sapere io? Con un tipo come lui non intendo scoprirlo a mie spese. Questa storia non mi va. Ma tu sei così testarda che andresti sull'altra riva del fiume a lavorare da Grünwald. Perché da Grünwald? Perché lì il cliente non ha mai ragione. Il caposala è mio amico. Mia cara. Cathy! State! Dov'è finita Cathy? Non ci pensate a Cathy, avrò cura io stesso di tutto. Voltatevi. Cosa? Voltatevi. Ora, qui? Un passo avanti. Basta così. Spiacente, non c'è confronto con Cathy. Dov'è ora? La verità, Rutter. La verità. L'ho mandata via stamattina. Ha fatto un guaio. Ha colpito uno dei clienti. Beh, se è così, quello se lo sarà meritato, vero? Sì. Sì, altro che... I signori vogliono la birra, su. Niente birra. No, vogliamo Cathy. Sì, fuori Cathy. 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 Dove sta? Dove sta chi, Altezza? Sapete chi e sapete dove. Parlate, Rutter. Non posso. Le mie labbra sono cucite. Ho promesso. È questione di onore. Potreste torturarmi. Neanche con tenaglie me lo strappereste. Ma se Vostra Altezza è in collera, potrebbe vedere sull'altra riva del fiume, al ristorante Grünwald, vicino al parco.
Non potrei impedirglielo. Sono abbastanza in collera per farlo. Il traghetto parte ogni ora. Cathy, mi dispiace tanto. Dispiace anche a me. Ora andate via. Una minestra. Non ti biasimo se ce l'hai con me. Non fu colpa mia. Non ce l'ho con voi. Un crauti e salsicce. Non saranno buoni come da tuo zio. Ritornateci allora. Senza di te mai. Prego, rovesciate la minestra. Ma chi è? Non l'ho mai veduto in vita mia. Fuori. Non so chi l'abbia fatto entrare, ma adesso filate. Zitto. Fuori. Ma come vi permettete? Fuori, ho detto! Ve la farò pagare cara. E io pure. Andatevene. Lasciatemi, perderò il posto. Sono qui per questo. Voi andrete a scherzare. Affatto. Tu verrai via con me, dovessi trascinarti. Lasciatemi! Cosa succede? Si è rifiutata di servirmi. Voleva infastidirmi. Ho forse l'aspetto di una persona che faccia cose del genere? In verità, sì. Conosco gli studenti, selvaggi irresponsabili. Vi chiedo di lasciare il locale. Questo è un pubblico ristorante. Shh. Io vi ripeto di andare. E se rifiutassi? Oh, diventa sempre così quando alza un po' il gomito. Puntiglioso. Andate, o chiamerò la polizia. Coraggio, chiamatela pure. Oh, i giornali lo stapperanno. Cosa dirà vostro nonno quando li leggerà? Vado via. Oh, Cathy, ti sei fatta male. Non toccatemi. Ogni volta che ci siete voi combino un guaio. Povera sciocca razza di stupida. Che modo di parlarle. Zitto voi. Ha rotto tutti i piatti. Solo questo vi preoccupa. Se si fosse rotta una gamba o tagliato il viso, chi se ne importa dei piatti? Io sì. Chi me li ripaga? Se mi andasse li ripagherei io. Se vi andasse potreste. Chi credete di essere? Il Kaiser? No, ma ci siete vicino. Voi studenti siete tutti uguali. Pieni d'aria e squattrinati. Fuori o vi ci butto io. Provate. No, state calmo. Pensate a vostro nonno. Facevo un favore a tuo zio, ma questo è troppo. Oh, li ripagherò i piatti anche. No, levati il grembiule. Ti licenzio. Io sono davvero dolente, signori. Un incidente molto spiacevole. Scusate tanto, non si ripeterà. Ti ha licenziata? Grazie a voi, sì. Bene, ora dovrai ritornare. Solo per stasera. Domani andrò in qualche altro posto. Sbagli direzione, il traghetto attracca laggiù. Non ci salgo sul traghetto. Beh, con voi. Anch'io devo rientrare, non posso farla a nuoto. Non mi importa se affogate. Mio nonno cosa direbbe? Andiamo, possiamo anche litigare camminando, no? Per me non ho niente da dirvi. Cathy, non fare così. Di qualcosa. È una bella serata. Ho detto, è una bella sera. Sì, bella serata. Cathy, ti prego, torna. Gli studenti ti aspettano. Hanno giurato di non bere più birra, altrimenti. Quando avranno sete, cambieranno idea. E non pensi a me? Ho avuto un colpo stamani. Ho suonato e sai chi mi ha portato il caffè? Lutz, con la sua dignità. Oh, tremendo. Ma provate a baciare lui. Non credo sarebbe piacevole. Cathy, è una cosa che non ho mai detto e mi riesce molto difficile. Se ti ho offesa ieri sera, mi spiace. Ti chiedo scusa. Torna, ti prego. È meglio di no. No, sentite.
Forse è divertente per voi fare la parte dello studente e poi, quando vi fa comodo, tornereste a fare il principe. Ma per me è diverso. Non posso essere altro che quella che sono. Ma nessuno ti vuole diversa da così. Torna, ti prego, rigarò dritto come un fuso. Te lo prometto. Non vi posso credere. Sei ancora in collera per ieri sera? Quando ti ho baciata non ero ubriaco. On the bough, nothing is heard but the song of a bird filling all the air with dreaming. Could I hear this song forever? Stirs the willows. I see your face in the stars that shine above. Hold me closer to thy free love. The willows bending, the stars that shine, the shore lights blending, they're yours and mine. Drifting along in my heart, there's a song, and the song in my heart will not fail. Sua Altezza non ha mai tardato tanto. Se gli accade qualcosa, il re vi fucilerà. Sì, naturale. Se io fossi il re, vi farei impiccare. Se voi foste il re, mi impiccherei da solo. È la vostra fine, Ruder, senza speranza. Come fate a star lì così calmo?
Sì, calmo. Sto facendo testamento. Oh, Altezza, siete viva al fine. È felice. Zio Ruder, ho riportato Cathy. È in camera sua e resterà qui. Oh, Lutz, sebbene il vostro zelo mi abbia procurato un gradito diversivo, in futuro non vi mischiate. Ruder, d'ora in poi, ignoratelo. Lutz, io vi ignoro. Un momento, Herr Ruder, vi avverto che io... Un momento, Herr Lutz, io avverto voi. Fate altre storie e parlerò a mia nipote Cathy. E Cathy parlerà al suo amico principe. E il principe parlerà al suo nonno, al re. E questo re parlerà con Kaiser. E il Kaiser parlerà altro Kaiser. E da un Kaiser all'altro sapete che cosa succederà? Finirete a risciacquare bicchieri in un'osteria di terza mano. Herr Lutz, io vi ignoro. Serve da mangiare. Ma ci penso io, Altezza, prego. E va bene, salsicce e patate lesse per tutti. Sì, in un lampo, Altezza. Ruder? Sì? Sua Altezza vuole salsicce e patate lesse per tutti quanti, e subito. Voi, venite qui. Che cosa avete detto? What a song shall we sing for the day that is here? The never than ergo vivamus. There's plenty of reason for making good cheer. So out rings the divi vivamus. The heavens are blue and the clouds break away. Joy. Sei grande. Sei il miglior tenore che ci sia mai capitato. Grazie. Ho uno zio che sta al teatro dell'opera di Berlino. Se ti interessa potrei segnalarti. Grazie, Richard, non si può mai sapere. Cosa pensi di fare quando uscirai di qui? Dedicarmi agli affari di famiglia. Oh. Un bel coro, eh? Round and round and round we go. Drinks around the table. Lift the bag and let it flow.
Conte von Asterburg. Signori? Ah, Conte von Asterburg. Avanti, entrate. Voi riempite i bicchieri. A sua altezza reale. A Heidelberg io sono uno studente. Nonché erede al trono di Karlsburg. Scusatemi se non vi ho riconosciuto subito, altezza. Anzi, è meglio, mi diverte essere Herr Franz. Mi spiace se ho interrotto la commedia, ma vostra altezza si divertirà anche di più con i Saxo-Borussi. Dimenticate, Conte, che io mi sono già associato al gruppo westfaliano. Mio caro Lucas, certo capirete da solo che a sua altezza aspetta un posto fra di noi. Se vostra altezza desidera lasciarci, noi capiremo. Lasciare i miei amici, ma niente affatto. Io respingo la vostra offerta. Sto magnificamente bene coi westfaliani. Ma è contrario alla tradizione. Ma non fatene una tragedia, Conte. Siamo tutti colleghi di università e di baldorie. Pensiamo a divertirci. L'appartenenza ai Saxo-Borussi non è una cosa da poco. E non è mai stata rifiutata. È una faccenda molto grave insultare un intero gruppo. Fortuna per vostra altezza, io non ho il privilegio di domandarvi soddisfazione. Ve lo concedo io il privilegio. Carl, è proibito a un principe del sangue battersi in duello. Qui sono uno studente. Accetto la sfida come Herr Franz. Lucas, Richter, prendete voi gli accordi. È profonda. Il conte si ritiene soddisfatto? Sì, signore. Von Asterburg. Altezza. È finito. Una ferita stupenda. Un taglio perfetto. E lui ne andrà fiero. Avevi paura? Chi ha avuto paura? Non ho paura. Anche se ti avessero ucciso. Non volevo spaventarti. Non lo sono per niente. Non mi importa proprio nulla di quello che può capitarti. Nessuno mi ha mai dimostrato tanta indifferenza come te. È così sciocco che gente adulta cerchi di uccidersi. Per niente. È la prima volta che qualcuno piange per me. Deep in my heart, dear, I have a dream of you. Fashioned of starlight, fragrant with roses and but I'll remember forever. Deep in my heart, I'll always dream of you. I've waited a lifetime
for someone to say the things you are saying to me. And darling, I mean every word that I say. Just look in my eyes and you'll see. You smile and my tears have all melted away. My worries were all false alarms. It looks like the start of a beautiful day. Just holding you here in my arms. With you every day's a beautiful day. As long as I'm here in your arms. Così per tutta la vita, per sempre e per sempre, cara. Oh, sarebbe stupendo, cara, se potesse continuare per sempre. Ma perché no? Katy, vieni via con me. Oh, io ho sempre voluto vedere il mondo. Ci credi che sia tondo? Katy, dico sul serio, vieni via con me. Oh, ma un principe non scompare. Che faremo? Dove andremo? Che importa, in qualsiasi posto, purché si possa vivere insieme. Noi due soli, Katy. Insieme. Insieme? Ma è impossibile. Possiamo provarci. Ci cambiamo alla locanda. Non c'è nessuno. Prendiamo il treno della notte e domani siamo a Parigi. Non ci troveranno mai. Oh, Katy, ti amo. Solo questo conta ormai. Oh, tesoro, tesoro. Andiamo. Ah.
Cathy, sbrigati prima che torni gente. Svelta, Cathy, presto. Carl. Cathy, che cosa c'è? Non posso venire. Né a Parigi né altrove. Ma cara, un momento fa... La mascherata è finita. Ora tutto è diverso qui. È la locanda dove lavoro. Sono Cathy Ruder. E tu sei Sua Altezza Karl Franz. Cathy. Questa è una realtà dalla quale non si potrebbe mai fuggire. Ci rintraccerebbero tra una settimana o un mese. Ma anche questo è sempre meglio di niente. Un giorno, un'ora. Il tempo trascorso sarà nostro. Sarà nostro per tutta la vita. No, Karl. No! Just a masquerade. Tomorrow just another day. Let come whatever, tonight or never, I'll throw the mask away. Beloved, with all my heart I love you. With every breath I pray, of the way your eyes sparkle and shine, day after day, near or apart. I try to say, be still, my trembling heart, but try though I may, I cannot hide passion inside that won't be denied. If this be madness, then call it madness. I only know I'll never rest till you are mine. When I tell you, from now until the last bright star fades from the blue, now and forever, whatever I do, beloved, far presto. Sono pronto. Altezza, perdonate se arrivo inatteso. Sua Maestà mi ha mandato qui di grande urgenza. Urgenza? Sua Maestà è malata e desidera vedervi. Da quando è malato von Martin? È una cosa grave? Sua Maestà è un uomo anziano. Alla sua età nulla va preso alla leggera. Sarà meglio parlarne in viaggio. Carla, è la più... Oh, non sapevo, scusate. Cathy,
Devo ritornare a Karlsburg. Ma sarà solo per pochi giorni. Il primo ministro è venuto a prendermi. Mio nonno è malato, ma è un vecchio in gamba però e vivrà a lungo. Ritornerò. Certo. Lo prometto, ritornerò. Lo so, Carl. Sarebbe stato un giorno stupendo. Avremo tanti altri giorni, Cathy. E tutti uno più stupendo dell'altro. Ritornerò. Non tornerai più. Sua Altezza Karl Franz. Via, va bene, va bene. Ditegli di entrare. Buon dì, maestà. Altezza. Bentornato, Carl. È un bel po' che non ci si vede. È evidente che Heidelberg ti giova molto, ti trovo bene. Più importante è che voi stiate bene. Von Marck era così nero che... Cosa credevi di trovare? Un vecchio relitto sbattuto dentro a un letto, forse? Beh, mi dispiace di deluderti. Von Marck si allarma per nulla. Sto notevolmente meglio, come vedi, e un mesetto in Svizzera mi rimetterà di nuovo in piedi. Ne sono felice, nonno. Felice sia per voi che per me. Come avete detto, Heidelberg mi giova e non vedo l'ora di ritornarvi. Non ritornerai. Questa malattia è stata un chiaro monito che neppure io durerò in eterno. E non è mia intenzione andarmene lasciando questioni in sospeso. Ho avuto lunghi colloqui con la regina. Le tue nozze avranno luogo molto presto. Ma nonno, io... Il contratto è già stato stipulato, studiato in tutti i suoi dettagli. Escluso questo dettaglio. Che non amo la principessa. Non ha nessuna importanza. Ed è la massima importanza per me. Quella piccola cameriera, vero? Come sapete di Cathy? È compito mio sapere, figliolo. Non ti muovo rimproveri, ma certo non la prenderai sul serio. Sì, invece. Ne sono innamorato. Le cameriere abbondano dovunque ti volti e donne ne avrai a tuo piacere. Non per me. La principessa avrà allora in te un marito insolitamente fedele. E se non volessi sposarmi? Questo matrimonio è un affare di Stato. Io non ho mai permesso ai miei sentimenti di avere il sopravvento sul dovere. Pretendo da te la stessa condotta. Tutta la mia vita ho fatto quello che mi è stato imposto. Ma adesso basta. Ho assaporato la libertà. La libertà è un lusso che nessun re può concedere. Allora rinuncio ad essere re. E cos'altro pensi di poter essere? Un uomo. Fuggendo da ciò che è il tuo dovere, il tuo destino, i tuoi obblighi, non ti dimostri certo tale. Se non sarai un re, non sarai nulla, meno di tutto un uomo. Ma... Nonno, io non... Non ti sto parlando adesso come tuo nonno, ma come tuo re. Il colloquio è finito, Altezza. Sì, maestà. Bye.
May those lips that are red and sweet tonight with joy my own lips meet. Come sta sua maestà? Benone, me l'ha detto lui stesso, era tutto un trucco. Ritorniamo ad Heidelberg. Lutz, fate i bagagli. Siete stato scaltro, von Mark, a trascinarmi qui dicendo che sua maestà stava male. Me ne torno ad Heidelberg, potete riferirlo a sua maestà. Vi prego, altezza, egli è troppo malato per turbarlo così. Se lo fosse sul serio non lo lascerei. Se ne va a spassarsela in Svizzera. Né in Svizzera né altrove. I dottori vi diranno che sua maestà è molto più grave di quello che voi o lui pensiate. Come posso credervi, von Mark? Mi accusate di poca sincerità? Vostra Altezza ha ragione. Però sto ingannando vostro nonno e non voi. L'ho servito troppo tempo per avere il coraggio di dirgli tutta la verità. Che può trattarsi di un giorno, un'ora, forse meno. I'll walk with God.
Beh, Lutz, suppongo che tutto sia pronto. I bagagli di vostra maestà sono già sul treno reale. Bene. Ah, il popolo di Karlsburg è ansioso di acclamare la principessa Ioanna quale regina. Questo matrimonio è un evento molto felice. Davvero, Lutz? Beh, lo aspettano tutti da 2 anni. Auguro a vostra maestà ogni felicità. Prendiamo, allora. Coraggio, Lutz, prendete. Ma devo ritenerlo un ordine? Affatto, è solo un desiderio. Allora per me è un ordine. Questo è il mio addio al celibato, Lutz. Un momento in cui si ha bisogno di un amico. E noi siamo amici, vero? Mi auguro di no, maestà. La cosa vi sconvolge? E direi con ragione, maestà. È un onore lustrare le scarpe ad un re, ma certo non lo farei per un amico. Se io trattassi vostra maestà da mio pari, lo stesso farebbe Huber con me. E io vi assicuro, maestà, che Huber non è un mio pari. Scusatemi, Lutz. In futuro mi comporterò in modo più aderente alla dignità dei nostri rapporti. Oh, scusatemi questa intrusione, maestra. Perdonatemi, ma questo è impossibile. Io sono troppo vecchio e grasso per cominciare a mettere uniformi e questo... Oh, mi dimetto da consigliere privato. Herr Professor, se non foste mio consigliere non sareste nel seguito ufficiale. E se non foste nel mio seguito non potreste venire a Nordhausen. E se non veniste a Nordhausen non sareste alle mie nozze. E io non potrei avervi per testimonio. Devo respingere le vostre dimissioni. Ah, che cosa non farei per un amico? Inoltre, non potete lasciarmi con Lutz. Perché no? È molto deluso di me. Oh. Dai giorni di Heidelberg. Si pensò a tutto allora. Meno che sarei dovuto ritornare qui, che io sarei cambiato. Ma Karlsburg invece no. Forse andare ad Heidelberg fu uno sbaglio. Io non la penso affatto così. Oh! No, grazie, Lutz. Un momento. Come vostro consigliere non mi è concesso bere se non beve vostra maestà. Ma se io subisco questo uniforme per voi, certo voi potete bere un cognac per me. Ah. Silenzio. Silenzio. E giù nel pozzo per il consigliere privato. Alla salute. E ai bei ricordi. Ai bei ricordi. Ad Heidelberg. Ad Heidelberg. Golden days in the sunshine of a happy youth. Golden days full of gaiety and full of truth. In our hearts we remember them all else above. Golden days, days of youth and love. How we laughed with a joy that only love can bring. Looking back through memories, we will know life has nothing sweet than it's springtime. Golden days when we're young. Golden days. Beh, buonanotte, figliolo. Ci vediamo domani. A domani, a Nordhausen. Buonanotte, Herr Doktor. Buonanotte. Sarebbe stato un giorno stupendo. Avremo tanti altri giorni, Katia.
e tutti uno più stupendo dell'altro. Ritornerò. Sì, maestà? Lutz, farete fermare il treno ad Heidelberg. Io? Ma maestà, non è previsto nel programma. Lo includo io, Lutz. Lo includo io. Sono in viaggio per Nordhausen. Vado per sposarmi. Sì, lo so, tutti ne parlano. Doveva andare così. Non credevo di rivederti. Dissi che sarei tornato. Sì, è vero. Quando facevi lo studente qui, il nostro mondo era lo stesso. Il solo che io abbia mai voluto. E quasi ci riuscivamo. Rammenti la sera del ballo in maschera? Sì, la rammento. Fu un sogno indimenticabile. Ora è finito. È tutto cambiato. Qui non è cambiato niente. Niente eccetto tu e me. Sei un re adesso. Io ti amo ancora, Kathy. Ti amerò sempre. E tu? Qualunque cosa possa accadere, questo non cambierà mai. Il mio solo amore. Il primo amore. Addio, Kathy. Addio, maestà. Siamo allegri finché si è giovani. Thank you.
marching for our troops are marching under fruit trees, marching in the month of May. For there's no good fellow when he's stealing mellow from the beer, so yellow would delay. Now the spring we're greeting with our merry meeting and our day completing with a mug of beer. To the end we're marching while our thoughts are marching to the marching to the end. Lovely singing star Anne Blythe as Kathy the barmaid. Anne becomes the new singing sweetheart of motion pictures. Come boys, let's all be gay boys, for education should be a scientific play, boys. Don't dip your pen in ink, boys, let every prudent student study how to drink. Drink, drink, let the toast start, may young hearts never part. Drink, drink, drink. With the singing voice of Mario Lanza giving new thrill to the memorable love songs, MGM introduces a new romantic personality, Edmund Purdom, as the student print. Beloved, with all my heart I love you. With every breath I pray, someday you will be mine. Summer or spring, all the world loves a love story, they say. To be sure, all the world loves this gay and delightful story of young hearts and young love. The Student Prince brings you a new and thrilling experience in musical entertainment from the same brilliant talents that gave you The Great Caruso. The rollicking, lilting story of the prince and the barmaid. A heart-lifting, buoyant romance amid the color and old-world beauty of Heidelberg. Please, Your Highness. No, no, not Your Highness, just Carl. Please, Carl. I took your advice. Surely I deserve a reward. Are we alone? Alone? No, we are together. What's the matter? His Highness, Carl Franz, heir apparent to the throne of Carlsberg, Knight Commander of the Grand Order of Frederick the Bold, and so on, has just been assaulted. Where? On the premises. Your niece knocked him down. Maybe he got fresh. Princes do not get fresh. They occasionally make advances. You realize what will come of this, ruler? He won't get fresh again.
brass band plays in the square. Every day is like a holiday, strolling underneath the sun. All the fräuleins wear flowers in a smile to spare for everyone. The fragrant breeze, the linden trees, the promenade where lovers stray. But have a care, or someone there may steal your heart away. Strange things happen on a summer night when the bells begin to chime. It could happen to some just like you. When it's summertime in Heidelberg, there's beauty everywhere. All the trees are like a holiday, strolling underneath the sun. All the fräuleins wear flowers in their hair, with a smile to spare for everyone. The fragrant the linden trees, the promenade where lovers stray. But have a care, or someone there may steal your heart away. Summer night, when the bells begin to chime, it could happen to someone just like you down in Heidelberg in summer. I hear you call, my friends. There's beer for all, my friends. But patience is a virtue Cathy recommends. I fear my ears will burst before I quench your thirst. I really should teach you manners, but let's tap the barrel first. Education should be scientific, play boys. Don't dip your pen in ink, boys. Let every prudent student study how to drink. Boom, boom, boom. Although exams are near, boys, though you may flunk because you're drunk, don't shed a tear. Boom, boom, boom. Folks may call you rowdy, your reputations may be cloudy. You'll never graduate
talking, drinking beer. Come, boys, let's burn the beer, boys, and make it clearer, hope we've got the champions here, boys. Why waste your time with books, boys? Well, every prudent student studies women's looks. Bum, bum, bum. Let old professor state, boys, you'll be dismissed because you've kissed a pretty dame. Celebrate and lift another star.